Da quando è iniziato questo coronavirus, le condizioni siamo agli estremi, senza stipendio, perché il lavoro non ce n'è. Torna in piazza la protesta dei bus turistici. Decine di pullman hanno bloccato questa mattina la circolazione in via Santa Lucia, fermandosi davanti alla sede della Regione Campania. Chiediamo l'annullamento della tassa di possesso per l'anno 2020-2021. La nostra categoria del noleggio autobus con conducente è davvero totalmente ferma da 14 mesi. Tanti autobus esponevano sulle fiancate dei manifesti funebri con l'annuncio della morte del settore noleggio autobus con conducente. Questa praticamente sarà un'altra stagione catastrofica, siamo completamente fermi, abbiamo comunque dei costi da sostenere, tra cui appunto la tassa di possesso che rappresenta un costo esorbitante al momento per le aziende di bus ma anche per le vetture. E non abbiamo possibilità di tornare a lavorare, non sapremo quando torneremo a lavorare. Noi abbiamo bisogno di programmazione perché il nostro lavoro è fermo da troppo tempo. I nostri pullman, stare fermo un anno nel garage significa che hanno avuto una svalutazione di 25-30 mila euro per ogni mezzo. Gli aiuti sono stati esigui, pochi. Non sappiamo più come andare avanti, gli ristori ce ne sono stati ma pochissimi quanto mai.